Come ogni anno, ragazzi, vi do un caloroso benvenuto alla nuova carriera allenatore su eSports FC24. Per la prima volta all'interno del canale con EA partiamo con l'Inter, la squadra che tifo, la squadra che tengo e la squadra che mi auguro di non vedere coinvolta in uno scenario del genere. Vi do tra poco la motivazione del perché di tutto questo, il perché una carriera così particolare e diversa da quelle che ho provato negli anni precedenti. Però prima di cominciare, ragazzi, un enorme grazie a chi sta supportando questo video con un like. Se non vi siete ancora iscritti e vi piacciono proprio i contenuti che porto, mi raccomando, fatelo, e spero, ragazzi, poter portarvi questa carriera tutti i giorni. Una carriera che inizierà domani a partire dalle ore 13. eSports FC24, partiamo con l'accesso anticipato, con la versione Ultimate, e partiamo poi con l'Inter. Perché questa squadra in Serie B? Perché hai combinato questo? Perché hai stravolto? Perché, ragazzi, ero anche stanco, stufo di fare la solita carriera dove parti col basso, parti con la piccola e poi nel giro di qualche anno cerchi di portare questa piccola a vincere poi qualcosa di importante, magari portarla ad un trionfo europeo come un'Europa League o addirittura una Champions. Sia chiaro, non vuole essere un dissing a chi porta una carriera del genere, anche perché alla fine noi partiamo comunque dalla Serie B e l'obiettivo è quello di vincere, poi tornare a vincere magari una Champions e il campionato e non solo. Più che altro mi stancava un po' il percorso, troppo lineare, troppo uguale, troppo ripetitivo. Volevo fare qualcosa di diverso e soprattutto volevo muovermi prepotentemente sul mercato sin da subito. Un mio grosso limite, un mio grosso paletto è sempre stato quello di quando parto con la carriera allenatore, con una squadra reale, con un contesto reale, inizialmente di muovermi davvero poco sul mercato, proprio perché il mercato nella realtà è già stato fatto e a livello teorico c'è poco da poter fare. Ma qui è diverso, perché è un Inter che ha un debito, come nella realtà, di 400 milioni di euro. Ma a differenza della realtà, questa squadra è stata punita con la retrocessione in Serie B. A differenza della realtà, qui siamo costretti a dover vendere tantissimi, praticamente tutti, gli elementi della prima squadra dell'Inter. Ma non avremo poi totale libertà nel calciomercato, perché abbiamo comunque sempre quel debito che non viene saldato con le cessioni di Lautaro, Bastoni o altri. Sarebbe troppo facile, si concluderebbe già qui la carriera. Innanzitutto, sotto a questo video, mi dovete dare una mano, perché dovete darmi due nomi, due giocatori che devono rimanere all'Inter. Chiaramente anche la motivazione, perché non basta Lautaro perché è forte, anzi, vi dico che probabilmente Lautaro lo venderò, anche se comunque attualmente capitano e sembra mostrare un certo attaccamento alla maglia. Però realisticamente parlando, un Lautaro Martinez in Serie B, faccio veramente molta fatica a vederlo. Quindi mi raccomando, due nomi, due soli nomi di due ragazzi che a prescindere rimarranno con noi e saranno la base di partenza per questa nuova avventura. Ma la spiegazione non si concluderà qui, non c'è quindi un debito da dover saldare, un debito che ci condizionerà poi nel mercato in entrata, ma ci sono anche dei limiti, almeno per ora, a livello di contratto. Quindi non aspettiamoci di prendere un super campione sin da subito, non aspettiamoci un contratto ultramilionario. Tutto questo avverrà col passare del tempo, una volta che ci avvicineremo alla fine poi del pagamento del debito, una volta che avremo anche altri introiti dalla Serie A, dalla Champions League, da altre competizioni, allora a quel punto potremo muoverci meglio e potremo tornare ad essere una squadra degna delle prime posizioni in classifica. Quindi anche i primi giocatori che verranno all'Inter non saranno dei fenomeni. Cercheremo comunque di prendere gente che comunque possa crescere, possa portare risultati positivi, ma non aspettiamoci dei super campioni e dei super contratti. Aggiungo inoltre un qualcosa che altri colleghi qui su YouTube hanno già portato in passato con FIFA, ovvero la ruota della fortuna e sfortuna. Senza aggiungere troppa roba, cercherò una o due volte nel corso della stagione di utilizzare questa ruota che porterà dei bonus e dei malus. E quindi magari, non so, la fortuna di essere un attimino più liberi nel calciomercato e più liberi anche nella scelta della formazione, oppure una ruota della sfortuna che va ad imporre dei paletti che vanno a limitare sia la formazione e soprattutto anche il calciomercato. Questo è il progetto che inizierà domani a partire dalle ore 13. Il 29 settembre, con molta probabilità, invece, inizierà un altro progetto, il live su Twitch. Si farà una live, si farà una nuova carriera su eSports FC24 e sarà un percorso, tra virgolette, più normale. Percorso che potete seguire, come ho detto, in live, link qui sotto in descrizione, ma carriera che potete seguire anche qui su YouTube, perché poi le live saranno editate e ci saranno i consueti episodi sempre qui su YouTube. La PlayStation mi dice che tra 10 minuti entrerà in modalità riposo e quindi io, ragazzi, vi dico che per questo video è tutto, che domani alle ore 13 nuova carriera quindi con l'Inter. Spero abbiate apprezzato l'intro, spero abbiate apprezzato il progetto, però mi raccomando, ragazzi, qui sotto nei commenti
mi serve il vostro aiuto. I vostri nomi, i vostri pareri, i vostri feedback, scatenatevi e noi ci vediamo domani. Ciao a tutti!